Tutti. Allora, mi scuso un po' per l'assenza del periodo, ma ho avuto dei grossi problemi in famiglia che non mi hanno fatto aver tempo e voglia di girare video e quindi niente, sono stata un po' assente e mi scuso. Che cosa voglio parlarvi in questo video? In questo video voglio parlarvi della mia skincare di questo periodo. Sarà 2-3 mesetti, skincare viso. È una skincare che sto facendo grazie a Biosieri, perché Biosieri mi ha spedito dei prodotti da provare e quindi appunto mi ha spedito tutta la linea alla bava di Lumaca, quindi niente, sto facendo questa skincare completa con questi prodotti. Vi ho già fatto un video su dei prodotti di Biosieri, sempre alla bava di Lumaca. Vi ho parlato della crema mani, della crema corpo e dello shampoo. Vi linko il video tra le schede e giù nell'info box. Ma passiamo adesso ai prodotti per il viso. Allora, come primo step, mi lavo il viso con il sapone. E qua c'è appunto il sapone cosmetico pregiato con siero alla bava di Lumaca, che è rimasto questo qua. Io questo qua lo sto alternando con un altro prodotto per smaltire l'altro prodotto, quindi ce n'è ancora un po'. È un sapone da 100 grammi. Sul mio blog comunque vi lascio il link, troverete tutti i dettagli dei prodotti, linci, prezzi, eccetera, anche il sito di Biosieri. Comunque il sapone è questo qua. Il profumo è molto molto buono e stavo guardando appunto anche gli ingredienti, lì c'è molto corto. È un prodotto veramente buonissimo. Allora, quando io ho visto che era un sapone solido, sono rimasta un po' così, perché in genere i saponi solidi sul viso mi fanno quell'effetto proprio sgrassato, che a me non piace, questo non lo fa. Tra l'altro lava molto bene la pelle, non è per niente aggressivo, non brucia gli occhi, però ecco, comunque teneteli chiusi perché è sempre sapone, non brucia gli occhi, lava molto bene e non lascia la pelle appunto abbastanza morbida e abbastanza non idratata, però quasi idratata, diciamo. E mi piace veramente tanto. Tra l'altro fa tantissima schiuma, ma veramente tanta, quindi io ne uso veramente pochissima. Ho la spazzolina, ci faccio veramente due passatine veloci e lo utilizzo. E l'ho utilizzata solamente per il viso e mi trovo benissimo, veramente benissimo. Dopo aver deterso il viso, passo al tonico. Il tonico in questa linea non c'è, quindi io sto utilizzando un mio tonico in questo momento, è questo qua di Alchemilla della linea glicolica. Perché, come potete vedere, lo stress molto molto forte di quest'ultimo periodo mi ha fatto spuntare dei brufoletti che non sono dovuti alla skincare perché li avevo già da prima, è proprio l'ansia, lo stress, le forti preoccupazioni, ecco. Dopo il tonico applico il siero e utilizzo il siero puro di bava di Lumaca. Questo qua è una boccettina che sta quasi finendo, spray. Questo qua lo utilizzo sul viso come siero, ma anche sul corpo dopo la depilazione, se è una zona piccolina tipo inguine, se ho delle irritazioni, dei rossori, per qualsiasi problema io lo spruzzo perché veramente mi fa rinascere la pelle e anche sul viso è fantastico. Allora, l'odore, la profumazione a me non piace, ma non è colpa del prodotto Biosieri, ma è proprio il classico odore della bava di Lumaca, quindi ecco, a me non piace particolarmente. Il prodotto così con lo spruzzino è comodissimo, veramente comodissimo, e è un liquido che è tipo acqua. Non vi aspettate siero alla bava di Lumaca, uno si aspetta magari qualcosa di appiccicoso, di viscoso, invece no. È proprio acqua, si asciuga in fretta, io lo faccio asciugare con movimenti circolari, si asciuga molto in fretta, lascia la pelle bella compatta e grazie a questo prodotto, grazie alla skincare in generale, ma soprattutto a questo prodotto,
tutti i brufoli che ho in questo periodo mi sono andati via e non mi hanno lasciato le macchie post-acne, quindi ottimo per chi soffre appunto di acne, è perfetto per le macchie, è perfetto anche per le macchie dovute al sole. È veramente un ottimo, ottimo prodotto, quindi io questo qua ve lo consiglio. Indipendentemente dalla skincare, è un prodotto che va bene sia per il viso che per il corpo, anche se per il corpo, se usato per grandi spazi di pelle, diciamo, va sprecato, però è veramente fantastico, veramente, veramente fantastico. Poi, dopo il siero, utilizzo la crema viso, che viene venduta nella scatolina. La crema viso è fatta così con la confezione airless che viene su, è senza parabeni, senza glutine, senza petrolati, senza nickel. È da 50 ml, io questa l'ho quasi finita purtroppo, se non è proprio finita finita. Anche questa, come il sapone, ha un odore molto molto delicato ed è una bella cremina. Dalla texture molto leggera, molto fresca, non fa assolutamente scia bianca, idrata molto bene e a fondo, anche se non appesantisce la pelle. Io che ho una pelle mista, in questo momento, in questo periodo, anche tendente, con delle imperfezioni, devo dire che non appesantisce per niente la pelle, quindi è adatta anche a chi ha una pelle mista. Lascia la pelle veramente vellutata, setosa, morbida, idratata, compatta, è veramente ottima, idrata appunto, non unge, non appiccica, è perfetta. Il contenitore così è comodissimo perché non andate a contaminare il prodotto con le mani e andate ad utilizzare tutto il prodotto senza sprecare. Non è trasparente, quindi non si vede a che punto siamo, si sente solamente dal peso, diciamo. Io credo di averla quasi finita. Comunque anche questo è un ottimo prodotto. Io l'ho utilizzato, mi sembra da fine settembre, può essere settembre, sì. Diciamo da settembre, quindi per il periodo estivo non saprei dirvi, però autunno e inverno per ora sta facendo il suo lavoro e anche in maniera ottima. E poi l'ultimo prodotto, anche questo promossissimo, è la crema contorno occhi decongestionante e nutriente. Questa, anche questa è nella confezione come la cremina per il viso. Anche questa ha una consistenza molto simile alla crema per il viso, profumazione molto delicata, molto gradevole, anche qui non fa scia bianca, non è quelle creme dalla consistenza, che hanno la consistenza corposa, no, è una cremina leggera anche qua. Però, nonostante sia una cremina leggera, si sente proprio che il contorno occhi è nutrito, è idratato. Non fa quell'effetto lifting che wow, però è molto idratante, compatta e tonifica abbastanza la zona. E devo dire che anche questo mi sta piacendo tantissimo. Anche questo lo utilizzo mattina e sera. Questa è la mia skincare sia al mattino sia alla sera. L'unica cosa che cambia dalla mattina alla sera è il sapone. Io questo qua lo utilizzo o al mattino o alla sera, alternato appunto a questo qua di Balea. Quindi l'unica cosa che alterno è il sapone. Poi per il resto la mia skincare serale è uguale alla skincare mattutina, e appunto sto utilizzando questi prodotti da qualche mese, infatti sono quasi finiti ahimè, e mi sta piacendo veramente tanto, quindi io ve li consiglio. Ringrazio Biosieri per avermi dato questa opportunità, perché appunto provare una linea completa vi dà un'idea appunto completa di come sono prodotti, di come lavorano in sinergia. Quindi grazie tantissimo Biosieri, grazie a voi per aver guardato il video e io vi saluto e ci vediamo al prossimo. Ciao ciao!